La famosa e chiacchieratissima tripletta composta da questi noti personaggi è sempre in grado di suscitare indiscrezioni e polemiche. Quella sorta di triangolo amoroso tra Albano, Romina Power e Loredana Lecciso fa sempre molto chiacchierare e possiede anche un posto d'onore sulle pagine di cronaca rosa di numerosi tabloid. In effetti, suscita ogni volta una certa curiosità, poiché diritti d'autore gli svariati fans hanno di certo anche molto amato la love story tra i due menzionati artisti. La showgirl americana e il cantautore pugliese, infatti, hanno vissuto una tenera e romantica storia d'amore che, ai tempi, aveva conquistato gli ammiratori della coppia. Tuttavia, dopo parecchio tempo insieme, i due hanno deciso di separarsi, facendo giungere al capolinea un legame che aveva appassionato migliaia di persone. Romina e Albano, peraltro, come sappiamo, prima di lasciarsi, avevano avuto 4 figli che, chi più e chi meno, si sono visti alcune volte in programmi televisivi. Al giorno d'oggi, per A Quadrato, Carrisi pare proprio che abbia voltato pagina, anche se, per la verità, non ha tagliato in maniera definitiva i rapporti con Romina che, in qualche modo, ha ancora presente nella sua vita. Comunque sia, dopo la rottura con quest'ultima, Albano ha conosciuto un'altra donna importante. Naturalmente, ci stiamo riferendo alla sua conterranea Loredana Lecciso con la quale peraltro sta insieme da almeno 20 anni e dalla quale ha avuto altri 2 figli. Ma, spesso e volentieri, c'è chi non perde occasione per narrare un possibile e presunto ritorno di fiamma che i fans tendono forse ancora a sognare. Ecco che cosa si è detto di Romina e Loredana. Per di più, c'è anche da dire che Romina e Albano non a che ce la mettano proprio tutta per non dare adito a qualche rinnovata speranza degli ammiratori. Ma tant'è, insomma, queste due donne pare che siano entrambe piuttosto fondamentali nella quotidianità del cantante di Cellino San Marco, anche se, per forza di cose, l'attuale compagna dovrebbe sicuramente avere la priorità. Alcuni utenti del web, tra l'altro, non dimenticano di parlare di loro, al contrario, a un argomento sempre piuttosto toccato anche su varie piattaforme online. Poco tempo fa, peraltro, si discuteva proprio dell'ex statunitense e della Lecciso. Maggiore. Qualcuno, quindi, ha fatto notare, forse in maniera piuttosto maligna, che sia Romina che Loredana hanno sempre una poltrona in prima fila, sia che si tratti di una trasmissione condotta dalla D'Urso che il contenitore domenicale di Mara Venier.